siamo al torneo All for Glory, siamo con Didier Leborgne e parliamo di questa bellissima manifestazione International Fight Show organizzato da Giovanni Perlunger e i suoi collaboratori. Allora Didier, parliamo del matchmaking di questa sera e vediamo un grande campione, Aydin Tunkay, di fianco a te. Sì, Aydin è quello che ha vinto il torneo dell'anno scorso, ha vinto i due match del torneo prima del limite. E quest'anno rimette in palio il suo titolo, quest'anno ha tre avversari in questo torneo di ottimo livello, che sono Saro Presti, Walid Haddad e Sergio Kelisic, e quindi questo torneo nelle regole della Muay Thai con i gomiti sarà molto interessante. Ma chiediamo ad Aydin come si è preparato per questo match. Come ti preparavi? Comme quand je suis venu l'année dernière, je suis bien préparé et puis je ne change pas mes habitudes. Quand je gagne, je gagne. Lui dice che non ha cambiato le sue abitudini d'allenamento, l'anno scorso gli è andato bene, quindi sembra che lui non vuole specificare un po' i segreti degli allenamenti che gli sono personali, quindi sembra che lui non ha cambiato niente all'allenamento dell'anno scorso per preparare questo torneo. Ma magari parliamo di quanti match lui ha ormai al suo attivo e cosa prova ancora quando sale sul ring, nonostante tutti questi match. Come combattu a ton actif et est-ce que tu éprouves toujours le même stimulation quand tu montes sur le ring? Oui, la même sensation d'adrénaline. J'ai 52 combats et j'ai toujours envie de combattre. C'est chez moi le ring alors. Lui ha 52 combattimenti e lui sente sempre questa adrenalina prima di salire sul ring, e che è il suo motore di vita, e lui dice che è casa sua il ring. Allora, grazie dell'intervista e in bocca al lupo per il match, che sia una grande grazie. Serata.